Ciao Moreno, ciao Sefirot, come va ragazzi? Oggi aspettatevi tanti fail perché ho mal di testa da ieri sera, quindi. Soffro. Ma guardate, con PlayStation Now hanno messo Uncharted, Lost Legacy e Horizon Zero Dawn, se vi interessa. Ciao Vale. Sì, mai provato in vita mia i cannoni, quindi vabbè. I cannoni li mangio, non li fumo. È ben diversa la cosa. Ecco, adesso ne mangerei volentieri uno, ma io li mangerei sempre, quindi è sempre il momento giusto per i cannoli. Meglio dei pavesini. I PlayStation Now non ti attira tanto. Secondo me costa troppo per quello che offre. Però, insomma, qualcosa di interessante c'era. Più che altro a me piace magari, cioè piacerebbe giocare i titoli PlayStation 3 su PlayStation 4. Ad esempio, giocare Silent Hill 3 su PlayStation 4 mi ha divertito. Ecco, io direi che i pavesini più che aboliti vanno sostituiti con i cannoli. Era già stata abbandonata. Immagino di sì. Se hai una grossa taglia sulla testa, stai a rischio di Un incidente. attimo, che io refresho ragazzi, non sto leggendo commenti perché il mio PC è impazzito. Al solito. Andiamo avanti. Madonna, che mal di testa, Cosa ti ha fatto davvero. uscire? Non lo sopportavo più e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Immagina cosa ti farebbe adesso. Non voglio nemmeno pensarci. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Ho sentito brutte storie. Sì, anch'io. Un motivo in più per non avere rimorsi di coscienza. La ricorderai Ok. così? La zona della cattedrale? Sì. Più o meno. È passato molto tempo, ho vaghi ricordi. Poi da me c'è temporale, cioè vabbè, ha grandinato, c'è vento forte, poi un po' c'è il sole, un po' vomita di tutto. Quindi disagio. E qui che dobbiamo andare, Sam? Io non ricordo. Fammi strada, non connetto. Già, scenderemo da un'altra parte. Qui credo vada bene. Ciao David.
dovrebbe reggere. Ah, bel colpo. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Sta giù! Mi sa che non erano alla cattedrale. Quella è Elena che va alla cattedrale. Mettiti al riparo! Sono al riparo, Ciccio. Però oggi ci devi pensare tu. Ok. Ok. È andata. Se lo dice Sam. Il nostro Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. Antigamente riposi. E vediamo se insomma non mi passa. Magari tra. Cioè, trasmetto di meno. Perché non mi sembra il caso nemmeno di trasmettere versione zombie. Abbiamo fatto per un po'. Ma è un'area troppo estesa. Più che altro mal di testa e nausea, non solo mal di testa. Che bello che è. È quello? Quindi ti aspetti di trovare una lapide che reciti qui riposa Henry Avery, figlio adorato. Ma quello è l'aeroplano di Uncharted 1? Ne dubito. Precipitato lì, rimasto lì per anni. LOL. Peccato non avere qualcosa per controllare meglio. No, vabbè, quella è Sally, perché se non sbaglio ieri ci ha abbandonati qua. Si è fermato là lui. Comunque sono contenta perché domani teoricamente dovrebbe arrivarmi l'artbook che ho ordinato di Fire Emblem. Siccome non sono molto brava a colorare e quello è un metodo molto easy, vorrei un pochettino studiarlo, altro che gustarmelo. Qua c'è gente che ci vuole morta, Sam! Dove siamo finiti? I monaci avevano diversi alloggi. No, l'Oki lo prendo solamente nei giorni X, perché so che comunque una o due volte al mese devo prenderlo per forza, altrimenti muoio e quindi... Sono mal di testa alto, preferisco sopportare ed evitare di prendere l'Oki. Se abbiamo fortuna si faranno esplodere da soli. Scommettiamo che... Sì, dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Così però attiriamo la gente. Ehi, l'ho aperta. Hai fatto un bel casino. Speriamo non... Direi. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Guarda. Passaggio sul tetto. Non puoi spingermi così in alto. Abbiamo qualcosa su cui salire? Sì. Ma darmi una spinta? Cioè, vi date sempre le spinte e improvvisamente no. Cerchiamo qualcosa su cui salire. Va bene. Ah, ho sbagliato tasto. Da qualche parte c'era un carretto, un qualcosa da spingere. Ancora, ma non ho finito queste esplosioni che fanno le voragini ovunque. Credo di aver trovato qualcosa. Trova alleato. Che hai trovato, Ciccio? Dimmi. No, vorrei proprio capire. Vabbè, intanto facciamo esplodere questa porta, no?
Non è che per caso, ecco, la dinamite infinita, me gusta. Che ne dici di quel carrello? Oh, io non lo vedo. Ah, ecco il carrello, lol. Diamo la carrozzina da quell'edificio. No, aveva trovato qualcosa da sotto, non so come ha fatto a vederlo. Ma dettagli. Comunque. Perché L2 tieni premuto per... Ah no, no, non devo lanciare niente. L'ho già fatto, ciccio. Vabbè, ma hanno sfantecato un po' la minchia così alla shoreline. Oggi proprio non ce n'è per nessuno. La famosa vista angolare. Ma io volevo fare all'Aqaba. E vabbè. Prova ad andare a sinistra, ma non va Nathan, proprio non ce la fa. No, 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 prometto di fare il bravo! No, cazzolata, mannaggia a me che sbaglio tasto. Perché negli altri si ricarica con R1, qua col triangolo, e invece con R1 lancia la roba. Nope, 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 nope,
Ma chi è? No, sono morta, sono in troppi qua. Ma che è? Mi hanno assalita da tutti i lati. Questo perché sto stronzo. Non si è arrampicato dove ho detto io. No. Vabbè, niente, non ce la fa proprio, non ce la fa a fare quello che gli dico. Pieno di stronzi, ma uno arrivava fin qua, ma dov'è adesso? A casa di Jesus. Solo che c'è quello lì che me vede. Volevi? Trovato niente. Niente. Allontanatevi. Beh, fanculo. Che cazzo fa? Questo ricarica. Io dico di demenare le mani e questo ricarica. Vabbè. Vattene da lì. Ma dove devo andare? Scusa, che sono ovunque sono. Oh, Jesus, muori con la tua granata. Scione. Santino. Ma cosa... cosa stiamo facendo, ciccio? Ma perché ricarica? Ma vedi che è il figlio di una mignotta, Veronese, oggi, ragazzi, già al secondo fail siamo. Adesso basta, attacco tutti subito e me ne frego. A parte che io ho pure le granate qua, non le uso. Inutile cercare di fare la ninja. Guarda,
No, la granata non la lanci. Molto meglio l'attacco frontale. Show bello, madonna. Quello secondo me ha fatto male. Muori, muori, muori. Avete visto? Meglio l'attacco frontale. Così Namo, eliminiamo tutti. Senza fare casini. Perché è cattivo con te? Ma che fai, Moreno? Cosa fai? Cosa combini? Io non lo so. Non c'è più religione. Non esistono più i cavalieri di una volta. Adesso possiamo spingere il carrello, sì? Non ce la fa Nate, ragazzi. Però anche il fratello potrebbe dare una mano. Ma infatti ormai i nemici è inutile evitarli, tanto non sto nemmeno giocando, è distruttivo, sti cazzi. Bene, forza, andiamo. Cercherò di non morire troppo oggi, anche se mi è davvero da vomitare. Allora, lì non c'è niente e qui non c'è niente, andiamo avanti. Non ce la fa? Di fronte a te, Nate. Posso agganciarlo. Devo ancora mettermi a elaborare. Oh, gli altri video di The Last of Us, madonna, voglio morire. Cosa dice che non ce la fa? Pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. Vabbè, ma una certa età. Allora vediamo. Come sei agile, Sam. Hai poco stile. È lì? Ci dobbiamo arrampicare dall'altro lato, non mi dire. Non voglio. Mi rifiuto! Vabbè, dobbiamo usare questo. Credo. Vai, Nate! Bello Tomb Raider. Non è giornata proprio. Muoviti, Sam. Questa è tutta invidia perché tu non ci puoi giocare, Cristina. Ed aspetterei in eterno le risposte, visto che ormai mi tratti male. Guarda, non ho manco l'abbonamento. C'è un'amica che più. Vieni, Sam. Spingimi. Ti spingo io a sto giro. Che neccia che sei.
Madonna, da adesso sbatte tutto, altro che, insomma. Vabbè, dettagli. Forza, ti tiro su. Scusami, Sam, che qualcuno mi distrae. Io non mi fido di lui. Guardate, Nate non ce la fa. Proprio. Mi sa che oggi sta messo male anche lui. Via, mi Sam. Cristianeccia, basta, sono offesa, ricordalo. Ma niente, stavo controllando, no, il titolo esce, ok, lo streaming. Sam si gode il panorama, fa fare tutto a Cora, me, sti infame. dormitorio dei monaci, è solo a un paio di salti da qui. A non portare sfortuna. No, adesso muoio. Andiamo, va. Andiamo a morire. Andiamo, Nate. Però è divertente. Ma divertente cosa che ti ritrovi senza culo a breve? Tu non puoi essere offeso. Non ti è consentito, forse non l'hai capito. Vado a pisciare. Cioè, veramente, io non ho parole. No, io voglio andare a destra. Vabbè. Mio fratello che non fa un cavolo e faccio tutto io. Ma scusa, quale sinistra, Sam? Dimmi, quale destra poi? No, è che oggi non sto bene, Christian. Sto poco bene, quindi oggi faccio fail a raffica. Tan 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 tan. Anche questo pezzo qua mi sembrava, mi ricordo se non sbaglio, un pochettino ostico. Cambia arma. No, 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 tu non mi vedi. Allora, dimmi come cazzo fai a vedermi da lì? Ho visto che ci ha visto, tu hai visto che ci ha visto. Madonna, col pompazza. Io ne ho preso uno. Tu hai preso qualcos'altro, secondo me. Affacciati. No, 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 no,
Grande Sam, grande, bravo, continua così. Ma avete rotto tre quarti queste granate, ma pure qui le cagano le granate, eh. Headshot, bitch. Lo so che l'ho beccato, come diceva quello di ieri, mi sono scordata. Ma che sta facendo? Sì, ha voglia. Sono due settimane che non sto bene per motivi diversi. Ma tu stai andando a correre invece, Christian, scusami. Perché onestamente mi sembra poi di non fare un cavolo, perché non è che vedo risultati. A differenza di quando facevo tapis a casa e dimagrivo subito. Quindi la cosa, diciamo che... mi fa passare la fantasia e tutto il resto. Mi sembra tutto inutile. Purtroppo il mio tapis si è rotto e non posso.
Però ad esempio in estate ho iniziato ad andare in bici tutti i giorni e anche lì stavo avendo qualche risultato. Veramente non mangio né patatine né Coca-Cola e non faccio manco 4 ore di streaming. No 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 no. Se. Poi davvero ultimamente ho problemi anche di insonnia e mangio anche male. Ad esempio io ho pranzato e sono tuttora con un cappuccino e 2 biscotti, quindi è un brutto periodo. Ouch. Thank you, lodami ancora, lodami. Ciao Rick, da quanto tempo? Ci avrà sentito di sicuro. Lascia la live voi 50 piegamenti ora, non si può, Rick. No, no, non era il virus, ti. Io rivoglio il mio Tapis, che mi faceva fare grandi cose. Coppia della neccia vicino a te, perché? No, no, Stefano non mi crea problemi, anzi. Il concorso, che concorso hai fatto, Rick? Se lo hai detto onestamente, mi sa che l'ho perso il messaggio. Io sono rimasto che sono rimasta sì che facevi palestra sia la mattina che insomma every hour of your life. Come morire male, parte 1000.000. No, Nate, mamma che male. Guarda che bello questo gioco, Christian. Soffri perché non lo puoi giocare. Entrare nell'FD. LOL. Thank you, Cristina, per la sub. Thank you very much. Grande. Guarda, è pure il first. Davvero, io non ho parole. Non ricordavo fossi stato uno dei primi ad abbonarti al mio canale. Grande, grande. Tomb Raider, no, 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 vedi, il nuovo Tomb Raider invece è scopiazzato, cioè ha scopiazzato Uncharted. Sono due cose completamente differenti. Dietro quelle mura. Allora, escludendo Uncharted 4, perché secondo me il gameplay di Uncharted 4 è stato, cioè il gameplay degli Uncharted nel 4 è stato... No, aspetta, fammi spiegare. È stato molto migliorato perché fino al 3 onestamente l'ho rigiocato in questi giorni e mi hanno fatto bestemmiare di brutto. In genere, comunque secondo me Uncharted rispetto alla nuova trilogia di Tomb Raider ha di migliore le ambientazioni, i personaggi e la storia. Mentre il gameplay diciamo che mi piace di più quello dei nuovi Tomb Raider. Però il primo Uncharted tra virgolette ha scopiazzato Tomb Raider, perché comunque era più un action adventure a differenza di Tomb Raider, che era più esplorazione, a parte magari Tomb Raider 2 che era uno spara spara. Diciamo che lo ha migliorato il concetto di Tomb Raider. Ma sì, ma come dici tu, Christian, è come se, che ne so, Resident Evil avesse scopiazzato Alone in the Dark.
non è la stessa cosa. Vabbè, X-File, dico X-File. È vero che ti chiami Cristina e manco Christian, però sai, intanto mi confondo. È il genere, è quello, non è che scopiazzi. Ma ce n'è un altro qui. Ma che fa questo? Vabbè, è caduto. Ma sì, secondo me appunto ha migliorato il concetto di... Ma no, secondo me sono diversi, ragazzi. Cioè, il genere è quello, però alla fine sono diversi concettualmente. No, non posso alzare la difficoltà. Perché sono Nabba. Quindi sono troppo casual e devo giocare così. Ho già sclerato nel platinage. Io spero che Tomb Raider comunque torni alle origini, perché la Sam, trilogia sei l'ho qua? apprezzata Cosa hai ni. fatto? Cioè, è troppo insipido a livello di storia e personaggi. E poi è monoambientazione quasi. Invece il punto forte dei vecchi Tomb Raider era appunto l'esplorazione e il cambio di location, perché praticamente ti faceva girare il mondo, invece quelli nuovi no. In Rise of the Tomb Raider c'è la Siria che è spettacolare, peccato duri 20 minuti e poi è tutta neve fino alla fine del gioco. The New Nightmare è quello sia per PlayStation che per PlayStation 2. Se non sbaglio, l'ho giocato, però all'epoca lo giocai a metà. Perché quando lo giocai io non c'erano manco le soluzioni. Io non avevo internet, ero molto young. E mi pare che rimasi bloccati in un punto. E anche i PC, vero? L'ho visto su Steam recentemente e costa pure poco. Tornato al punto di partenza. Scusa, mi sono confusa, Sam. Ho fatto la nicciata del secolo. Perché guardo sia la chat che il gioco. Già, insomma, mal di testa, quindi figuriamoci. Vabbè, mo arrivo. Volevo farmi un'altra arrampicata per smaltire il cappuccino di prima. Excusez-moi. Visto? Sono già qua. Ah, c'è bisogno di puntualizzare. Dove minchia mi devo arrampicare? Sam, tu che dici? Che suggerisci? Io devo fare salti? Ah, ok, ho visto adesso. Very molto good. Aggrappati. Io ce l'ho ancora originale per Cambia piano. PlayStation 2, però. Un'altra discesa più avanti. Questa sembra un po' più pericolosa. Chissà, forse un giorno mi verrà la voglia di ricominciarlo e provare a finirlo. Era pure carino, eh. Ovviamente per l'epoca, perché comunque adesso rigiocarlo magari risulterebbe legnoso. Hanno messo Final Fantasy XV sul Game Pass. Bello. Io ho scaricato Tekken 7 che hanno messo da poco sul Game Pass per giocarmi la storia perché non ho voglia di picchiaduro, nel senso non di complicarmi la vita. Potevi saltare i capitoli in quello PlayStation 2, ma sai che non lo sapevo perché appunto rimasi bloccata, però per questa cosa non lo finii mai col gioco. Vediamo cosa mi tocca fare qua. Tanto moriamo, Nate, lo sai. E invece no. E invece no. Comunque ripeto, io voglio la vecchia Lara.
non finirò mai di dirlo perché questa nuova crepo non è il carisma della vecchia, insomma. Non sa da fare. Saltellando fra le rovine? Sì, collezionando proiettili. Ma quello della PlayStation 3 è un altro Alone in the Dark. Pugnalate, avvelenamenti. Oh, Jesus Christ. Ma Nate, ma sei sicuro di avere ancora il di dietro? Ce l'ha tutto grattugiato. L'abbiamo fatta. Non proprio. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Spero siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. Hai ancora le mutande, però, eh. Attenzione. Dobbiamo arrampicarci ancora. Ok. This is the way. Ma X-File, mi hanno detto che hai abbandonato Mortal Kombat e il tuo Scorpion, non ti vergogni? Dove minchia devo andare? La senti? No, ecco dove andavo andare. Ma non erano finite le discese, scusami, eh. Cristo Dio, ho detto ma ho sbagliato. Vai, Nate! Dammi una mano. Ma la neccia, dici Stefano, hai mollato. Solamente io ti potevo sconfiggere, è vero. Purtroppo ho mollato io e hai mollato pure tu, confessa. Ma non è vero che l'ho abbandonato così subito, Scorpion. Guarda che posto. Benvenuto al dormitorio di Sandisma. Canzone Sepolcro difficile. di Henry Dipende dal personaggio, perché secondo me Sonia contro la figlia sarebbe una bella. Everett. Un bel match. Visto che lei è Ehi, Nathan, una guarda qui. zoner. Ci sono un paio di sciabole. Però ho visto la lista dei giochi Beethoven, del nuovo torneo Rex, Levo, se non sbaglio, e Henry, non ho visto Mortal Kombat. famiglia da controllare. Lo volevo postare nel gruppo, però poi mi sono dimenticata. Ah, che devo fare? Chiudi diario. Devo trovare la tomba di Avery. Sonia era brutale prima di patcharla, però poi l'hanno sistemata. Diciamo che era troppo OP. Però Sonia doveva beccarti da vicino. Invece la figlia magari già inizia la combo da lontano, magari è più facile. Che si cage. Ok, sciabole incrociate, Io non ho capito teste delle perché qua ossa sbatte incrociate, tutto. lapidate 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. Dov'era la tomba di Avery? Se non sbaglio era sul retro. Era questa la data, non La data è ricordo. corretta, ma le No, le spade sono spade sono rosse. verso su, no. È quella sbagliata.
Non so se voi sentite, ma da me sbatte tutto perché appunto l'infisso della mia stanza è andato a puttane e quindi si sente tutto il rumore possibile e immaginabile provocato dal vento. Spade corrispondono. E anche l'anno. Ok, questa è la tomba. Io Sam, vieni. ero interessata alla Hai madre trovato? di Kitana, però mi Cosa? piaceva tantissimo lo stile proprio di Sto per Kitana. chiudere. Solo che non ho più la Avrei scappato pazienza questa. di imparare le Sembra combo e i strano. frame. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Poi Sam. giocare Che contro schiavo qualcuno mi dovrei essere? innervosiva e l'ho abbandonato di Ti brutto proteggi? subito, l'ho droppato Mortal Kombat. Che cos'è? Allora, te la senti? Ok, meglio così. Perché a me dà fastidio, forse anche per questo ho mal di testa, chi lo sa. Vediamo che abbiamo qui. Ciao, X-File, thank you per la Una sub. cripta. Una cripta nascosta dietro un Ciao, cancello. Morrò. Immagino che la porta Come sia stata va, oggetto di principessa, la principessa della nascondere il SWAT? bottino. Incrociamo le dita. Ah, qui c'era il puzzle da fare, cioè ricordo che c'è il puzzle, ma non ricordo Oh, come si risolve. la banda al completo. Questa è una porta. A me va male, Morro, l'ho già detto, perché ho mal di Che testa da ieri scompare? sera e nausea, e quindi non so Sono quanto ce la abbastanza faccio a rimasto. stremmare. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Che mi dici? Avery aveva un debole per Sandisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo! Ah, ma non dovevo fare qualcosa, illuminare, dire, boh. Specie di lanterna. Ehi, Ciao, ciminiera! Mi Zakar! serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente Più che male. altro io vorrei sapere come fa a correre e ad arrampicarsi se fuma come un turco. La luce arriva dall'altra parte della parete. Just fucking Diamo saying. un'occhiata. Ok, allora, questo secondo me vanno qui. Vista la Forse va bene. distanza. Poi. Questa sembra a posto. Questa va così. Na 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 na. Ha dei polmoni d'acciaio, ma ne dubito. Dopato come un cavallo all'ippodromo. Ma è illegale, lol. Ah, oh, Jesus. Sembra proprio una costellazione. Già,
Libra, la bilancia della giustizia. Una scelta curiosa per una banda di pirati. Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesar. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma le vedi quelle croci? Un altro indizio. Sì. Ehi, ma è una caverna lì sotto. Sì, penso che Ever ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Facciamolo aspettare. Ma fate saltare in aria Rafe, che ve frega! Già. Notizie della squadra di ricognizione. Niente. Pensi che abbiamo ospiti? Magari. Tempesta interferisce con le radio, sono fuori uso. Se non ci contattano a breve, andrò a controllare. Cadi giù, bastardo. Muori anche... LOL. No, come fai a vedermi? Scusami. Se sei giù. Madonna, stavo per suicidarmi malissimo. Vabbè, pensavo di arrivare alla sporgenza. Madonna, come mena! Chi ha un fucile? Dimmi, dimmi tutto. È pessima scelta, Nate, scendi. No! Mi ha sparato l'altro. Sicuro? No, io adesso faccio così come prima. Basta, mi sono rotto il cazzo di fare la ninja per poi morire male. Me ne fotto. Ammazziamo tutti alla vecchia maniera. Perché non ho un cecco quando mi serve? Abbassati, abbassati. Oh merda. Oh! Cristo del suo Dio. Mi si lanciano le granate qua. Ma da 2 ore che vi sparo! Jesus! Ma quanti cazzo sono? Good. No, dai! E basta! Ancora!
Ma sono infiniti! Bello sparare alle ginocchia. Chi è che mi spara? Chi è che mi spara? È lì Jack. Manco per il cazzo, eh. Dove minchia è? Ah, è morto. Good. Mi hanno rotto tre quarti, ragazzi, ve lo dico. Muerto. Era l'ultimo, sì? Grande! Ecco, avete visto? È meglio affrontarli subito! Senza girarli! Ho fatto proprio l'Akba! Thank you, thank you! Spuma di dinamite, solo che è finita, purtroppo! Chissà se ne è rimasta altra lì! Ma non lo scoprirò adesso! Ce l'abbiamo fatta! Sì. Ok. Vai Nate, vai Nate, vai Nate. Come andiamo? Oh, alla grande. Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. Io non ricordo dove sono arrivata l'ultima volta che l'ho streamato. Ricordo la Scozia, ma non ricordo il punto esatto. Comunque davvero non finirò mai di dirlo quanto è bello Uncharted 4. Ed è il mio preferito, basta. Altro che Uncharted 2. Un attimo che bevo il mio succo. La merda. Ehi Sally, stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino. Buona perché? Mela e banana. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Rumori strani. Esatto. Gilla fa cose. Vai. Sembra che siano state costruite da monaci. Du 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 du. Inizio a sentirmi a disagio. No, io vado contro. Avvicinandoci alla cattedrale. Avete visto? Se fa prima. Sì, perché ad esempio non è tutto sparatorio questo, è un po' di esplorazione misto ad enigmi e poi sparatorie. Quindi ci sta. Poi a livello tecnico, secondo me è proprio sublime. Nathan, ho trovato una scala.
Ok, arrivo. E mi piacciono anche le location, perché io, allora, di base sono un amante dei pirati. E quindi già qui parla di pirati, no? Il tesoro è dei pirati, eccetera, eccetera. Eppure le location sono bellissime. Perché poi vedrete, non spoilerò. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Migliora sempre di più. Esatto, Zakar. Ma è fatto da Dio a 360 gradi, secondo me, questo. E anche Lost Legacy. Perché ricordo che mi è divertito tantissimo. Poi Lost Legacy, se non sbaglio, è ambientato anche in India. E c'erano delle location anche lì bellissime. Ma che minchia devo fare? Dove è andato mio fratello? È muovite però. Quanto pesa? Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti. A salire. Reggerà persino il tuo peso. Ah, grazie. Ad esempio io adoro Assassin's Creed Black Flag, perché appunto non tanto per il protagonista, ma perché si tratta di pirati, anche di location, storia, eccetera, eccetera, mi è piaciuto davvero tanto. E per me è uno degli Assassin's Creed più belli. Romanticone. Esatto, esatto, Zakar. E appena droppano l'artbook compro anche quello, perché ci sono le illustrazioni stupende. Una volta mi ero messa a disegnare qualche pirata. che devo fare? Scusa, ah, devo lasciarmi andare dall'altro lato con la cosa, ok. Poi pensate, a me piace il mare, lo adoro, adoro i pirati, però uno dei miei incubi peggiori, che davvero ho sognato parecchie volte, quello di morire affogata, comunque lo tsunami in generale. Ogni volta che nel gioco beccavo le onde enormi, cioè soprattutto all'inizio mi sentivo male, malissimo, poi mi sono abituata. Credo mi sia venuto il trauma perché una volta al mare per i cavalloni stavo per affogare malissimo. E quindi mi è rimasto lo shock. Di qua. Bene. Bella mossa. Grazie. Sì, perché... No, ho sbagliato. Porco, giuro, sono morta. Dovevo lanciarmi. Mi sono mollata. Sì, perché una volta io ero molto spericolata, a differenza di adesso, e facevo le cose più strambe. E quindi mi lanciavo di brutto con i cavalloni. Ma ero ragazzina. Ok, forse non è stata una grande idea! No, 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 no! Shish! Ok, ce l'abbiamo fatto. Poi ci sta anche la vista, ad esempio io non posso andare sott'acqua con gli occhi aperti, visto che porto le lenti a contatto e non vedo un cazzo. Quindi suppongo conti molto anche questo mio disagio. E forse soprattutto questo, sapete. Ah, au, ai, aia. Porca troia. Insomma, abbiamo avuto tutti, mi sa, dei traumi legati al mare. La roccia ha ceduto. Una cosa che amavo
Che non faccio più perché in generale non ci vado più tanto al mare per un mio disagio psicologico legato alla mia figura. Però amavo andare sott'acqua e starci le ore con la maschera e le pinne ed esplorare. Mi rilassava tantissimo. Sarà una questione genetica. Sicuro? Ecco ragazzi, spiegato. Ti raggiungo da qui. Allora, io lì non posso andare, quindi mi devo arrampicare qui. Grande Sam. Andiamo. Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Cinque anni. In questo momento non vorresti una cioccolata. Scusami una cosa, Sam. Sì. Esatto. Non è che c'è l'età giusta per bere la cioccolata calda e poi basta, eh. Questa cosa proprio non l'ho capita. Ehi, guarda. Si arrivò. Che figo se si poteva giocare in co-op, vero? Ma in Rise of the Tomb Raider, se non sbaglio, c'è la modalità co-op che non ho mai provato. Ovviamente non per il gioco intero, cioè per una modalità a parte. Stoicismo era. Mai provata. Sì. Ah, anche tu, Zakar, la devi provare. Magari io ci facciamo qualche partita insieme. Scusate. Ok, basta cazzeggio. Sì, era proprio buono questo succo di frutta. Andiamo da qua, vieni Sam. Perfetto. Ah, quando è stato l'altro ieri stavo cercando il season pass di Shadow of the Tomb Raider nello store per vedere magari lo scontano. Ho visto che hanno levato proprio il season pass e che hanno messo, adesso forse l'hanno rinominato, contenuti dell'edizione deluxe, una cosa del genere. Però dovrebbe contenere tutti i DLC. Costicchia 20 euro. Vero, infatti l'ho trovato strano, ho detto magari mi sto sbagliando, però ho fatto 2 più 2. L'ho messo in wishlist, appena lo scontano. Cioè, appena lo scontano ci faccio un pensiero, visto che mi piacerebbe fare le tombe sfida più che altro. Perché ecco, l'unica cosa interessante dei nuovi Tomb Raider, secondo me, sono proprio le tombe sfida, che purtroppo sono opzionali. E si è perso un po' il senso del Tomb Raider. Perché una volta tutto il gioco era incentrato sull'esplorazione delle tombe o della tomba. Adesso è un po' diverso. Senti, mi hai rotto il cazzo. Muori. La prossima volta ti faccio esplodere. Tra l'altro la delusione del nuovo Tomb Raider, cioè di Shadow of the Tomb Raider.
perché mi aspettavo chissà cosa dalla Trinità, visto che ci hanno rotto tre quarti di minchia sia nel primo che nel secondo con la Trinità. No, nel secondo forse con la Trinità, solo nel secondo, nel primo non lo ricordo. No! E poi invece si è rivelato un minchione, senza carisma e senza nulla. Pensavo che fosse chissà quale organizzazione. Esatto, esatto, la monoambientazione è bruttissima. Perché ripeto, come ho detto prima, non so se c'eri tu, Morro, però ho detto appunto che il punto forte dei Vecton Raider era l'esplorazione e l'ambientazione, perché comunque ci facevano girare il mondo, no? Ed era quello il bello di Tomb Raider, girare il mondo, visitare vari punti, varie location del pianeta. Senti, muori? Vai, 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 vai. Ma Sam, ma che cazzo fai? Gli Illuminati del primo film sicuramente erano più interessanti, esatto. Ma Dominguez, secondo me, è la delusione. Cioè, la più grande delusione degli ultimi anni miei. Siano finiti. Nathla era un sacco carismatica. Nel primo c'è il Nathla, nel secondo c'era solamente... Ah, c'è l'organizzazione mafiosa lì, quella che cavolo era. Nel terzo c'è Sofia. Nel quarto c'era il coso di Lara, il mentore. Vabbè, il quinto lasciamo perdere, che è solamente Bartoli, che era il capoccio dell'organizzazione segreta, no? Ciao, Rocky! Diciamo così, nel 4 Von Croy, il 5 era, insomma, erano i racconti di Lara, no? Il 6 era Angel of Darkness, non ricordo però il cattivo come si chiama lì. La regina Yamatai. Io ricordo Ana nel 2, e sebbene non fosse quell'originalità, insomma, la storia del 2, secondo me della trilogia, il secondo è proprio quello riuscito meglio. Del 3 mi è piaciuta molto la location della giungla, perché proprio a me piace la giungla, però purtroppo la mappa era tutto corridoi. E poi dopo tot comunque ti rompi le palle di vedere sempre, che ne so, la giungla o sempre la neve o sempre l'isola, quindi anche per questo secondo me ha un po' cannato questa trilogia, a parte la nuova Lara, che personalmente, oddio, nel 2 in Rise la stavo apprezzando, ovviamente non ai livelli della vecchia, però insomma stava maturando. Nel invece in Shadow ragazzi, ho problemi, non riesco a parlare, nel senso non riesco a respirare. Comunque in Shadow of the Tomb Raider mi ha devastato la minchia. Insopportabile oltre ogni dire. Forse si è morto il PC, minchia, oh, ma che è? Prima Morrò, poi Rocky. Esatto, esatto, Zagra. E secondo me appunto Rise è quello riuscito meglio. Anche se pure lì dopo un poco mi sono rotta le palle di vedere sempre neve. Magari grazie alle tombe sfide un pochettino l'ambientazione variava, però... Non era chissà cosa.
Meglio se vado avanti, mi sto ferma a parlare. Ah, disagio. Dove devo andare? Accedi alla grotta. Good. Ripeto, io spero, anche se non torna la Lara vecchia, è la cosa per me, capito? Perché onestamente io l'amavo. Lei non me lo sarei aspettato. Pensa. Almeno che Sono eliminassero questa sicuro sia stato un monolocation, questo errore. hub di Diversa, gioco dove d'accordo. la storia è incentrata in un solo punto e devi esplorare quella zona e basta. Non so se mi sono spiegata perché non riesco a giocare ed esprimermi contemporaneamente, ho dei limiti purtroppo. Comunque, che finissero e la finissero con questa Questa è monolocation. tutto liscio. Sì, per una volta. Sì, ma anche quello, Zachary, è fatto di Lara che all'inizio è sconvolta per l'uccisione e poi è Rambo. E fa un po' ridere la cosa. Però Mi di guardi. base per me è insopportabile. E poi quella Lara, che all'inizio, come dici tu, si faceva problemi e poi in Shadow invece non se ne sbatteva proprio le scatole di ammazzare innocenti, di distruggere città e tutto il resto, mi ha fatto storcere non poco il naso. Mi veniva voglia di entrare nel gioco e strangolarla. Davvero. Il fastidio. Ecco, ma poi Uncharted, a parte il fatto delle location, ha dei personaggi, a parte Nate, tutti quanti i personaggi sono ben caratterizzati, no? Lasciano il segno perché ti innamori di Nate, ti innamori di Sullivan, di Elena, di Chloe, di Sam, te li ricordi tutti, ma pure i cattivi come la Zarevich e così via. Nei nuovi Tomb Raider, onestamente, è tutto dimenticabile. Sembrano Tutto. robusti? Non Abbastanza. ti lasciano nulla. È insipida in questa. È insipida proprio la trilogia. E capisco il voler cambiare direzione per quanto concerne il gameplay. Ok, Qui e tra può l'altro a essere me il gameplay nuovo pericoloso. diverte pure, anche se non fa le acrobazie come una pazza, Occhi vigili. non lo so, morsa da Forse una tarantola. molto buono. È comunque divertente, con la dotazione, soprattutto appena, allora, appena Lara piglia il rampino io inizio a esultare perché mi diverto tantissimo. Però potrebbero benissimo far ritornare la Lara vecchia col gameplay nuovo perché non ci sarebbe nulla di sbagliato. Pericoloso, hai detto tu. Grazie. Ok. Ok, bene. L'abbiamo fatta. Sentissero alcuni siti, quali siti, scusate. Che poi a me frega cazzi, ognuno ha le proprie opinioni. Come io rispetto chi dice che i nuovi Tomb Raider sono spettacolari, insomma, devono rispettare anche le mie opinioni. Quello che dico io non è legge, come quello che dicono gli altri non è legge. Il mondo è bello perché è vario. E rimpianto tantissimo la vecchia Lara. Quale gameplay hai visto? Di quale Tomb Raider? Ragazzo, la tempesta peggiora, a che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. Comunque La non grotta? riesco a finire le Sì, frasi perché mi in manca questa il isola respiro in però gola non proprio. preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò alzato. Va bene, ci sentiamo dopo.
LOL, morra onorata. Ci siamo. Quelle persone non sanno scindere le opinioni dall'oggettivo al gusto personale, hanno un giudizio di poco valore. Esatto, ma sti cazzi, guarda, sai quanto me ne sbatto. Alla fine. Poi io rimango del mio parere. Spero nel ritorno sempre della vecchia Lara, anche col gameplay attuale, però con il cambio di locations, perché io voglio andare in giro ad esplorare il mondo e le tombe non devono essere opzionali, perché io in un Tomb Raider voglio esplorare tombe e risolvere enigmi e non voglio sparacchiare ogni 2x3. Stop. E se magari inseriscono di nuovo anche i mezzi come la moto, tanto di guadagnato. Solo il kayak ho odiato in Tomb Raider nel 3, che mamma mia, le bestemmie. Per il resto ho sempre adorato tutto. Quello era l'odio, la bestemmia. Ma sai che io all'epoca, quando giocai il primo, quello dell'isola, insomma il reboot, all'epoca mi era pure piaciuto, però durante la prima run, quando l'ho dovuto rigiocare, ho dovuto fare la seconda run per platinarlo, mi ero devastata dalla noia e lì ho capito che insomma qualcosa non quadrava, mentre quelli vecchi io li ho rigiocati centinaia di volte. Guarda qui. È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Davvero, Zacra, mi veniva voglia di tagliarmi le Esatto. vene, di, non lo Sì. so, di cavarmi gli Ma sta occhi. dentro Al che potrà mai farti? di là della parte Mazza di una online, che mano. davvero non aveva Veloce. senso, cioè, magari per il Rafforzati. patinaggio, ma proprio rifarmi la storia, è Veloce. stata la noia dall'inizio alla Ok, fine. proviamo. Ehi, era pulita. Guarda, guarda. Ecco, mi sa che avevo terminato qua io la live Informazioni all'epoca, interessanti. quando ho trasmesso. Agli uomini retti il paradiso Sì, ne eterno. nemmeno a me è piaciuto tantissimo il Agli uomini crafting empi in Tomb Raider, nel un senso, destino d'inferno. se non c'è Sembra anche un po' meglio, tirato però se fuori. c'è, se proprio devo Questo sopportarlo, lo non è sopporto. di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è E il suo penso un po' a sigillo. Zaccaria, ho Non intenzione di puoi giocarlo affidarti dopo gli esattamente a quello che Uncharted. dice. Sì, o almeno a quello che ci raccontano. Se Voglio questo è davvero riprovarci. il sigillo di Tew, allora vuol L'ho già dire che installato coinvolgo su One, Avery. perché ho la Definitive Edition là. Quindi ho detto, ma dai, Un'altra riproviamo. pirata. Tanto non ci sono nuove uscite, quindi Chi sono devo pur questi pirati? trasmettere qualcosa. Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliono solo Delle spaventare. bestemmie. Alla fine poi se lo trovo Giocatori come particolarmente gli altri. noioso. Per fortuna. Ho pensato magari dopo 5 anni non mi annoio nel rigiocarlo. Poi un'altra. Io non la trovo proprio. Oddio, nel 2 in Rise, tipo in viso la nuova Lara, sì, mi piace, però. Perché? Io non sono femminista e tutto il resto, ma perché la devono sempre vestire ormai con un sacco di patate? Anziché in modo quantomeno Sembra sempre più attraente. solido con gli altri. Non dico che voglio Questo gli è davvero shorts o incredibile. voglio Terribile, chissà Chloe. cosa, ma nemmeno questi outfit che mamma mia sono un pugno negli occhi. Tranquillo, regge ancora. Cioè, non mi diverto nemmeno nel Non guardarla. l'hanno affatto a norma di legge. Ciao, Lori. Sono punti pirata. Il 99% degli outfit in Shadow the Tomb Raider, quando l'ho giocato io, facevano vomitare.
In Rise qualcuno bello c'era, mi piaceva quello là casual con la giacca di pelle e i jeans. Nel primo non commento perché non ricordo onestamente. Quello default è ni e poi basta. Sembrano disegnati da Dolce & Gabbana, ma sono tutti brutti. Sono Ok, tutti questo doveva bruttissimi. essere un sentiero. Sì, guarda su, altri archi scavati nella roccia. Cambio lato, eh. Non mi sto concentrando. Ancora i sassolini nelle scarpe e le ultime discese. Secondo me, allora, gli sviluppatori non volevano sessualizzarla più di tanto, Lara, no? A differenza di quella vecchia. Però Ormai sono un campione. passano da un eccesso all'altro. Quindi Tiu ha costruito questo posto con Everly. Mi sfugge il senso. Oh, Ma anche a se ci me. buttassimo Se giù? Everly voleva nascondere il tesoro, perché ha No. coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di San Pietro. Sì, e In penso Rise a che me è per piaciuto coinvolgere tantissimo questo anche spione l'outfit, quello default della Siria, che poi alla cambiamo. fine era il tank top e i pantaloni, però era bello da vedere, no? Poi la merda. Con la giacca in pelle, esatto, aveva la giacca in pelle col cappuccio e i jeans. E infatti quando ho fatto il gameplay io nella neve ho utilizzato tantissimo quello lì che qualcuno mi ha commentato pure, ancora lo ricordo, povera Lara, tipo crepa di freddo, con la giacca di pelle in dove cazzo era. Oh, shish. Non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. Un altro puzzle, questo non lo ricordo. Anche Blackout questo totale. complesso. Puoi dirlo? Un altro. Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Sembra una prova molto complicata. Trovi? Sì. Questo tizio l'ha fallita. Oddio. Facciamola meglio. Non la ricordo, porca troia. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Acqua? Ok. E adesso? Secchio pieno. Passamelo. Lo rimetto in una Ok. specie di ruota. Esatto, poi ce n'era un altro che non mi dispiaceva, non ricordo qual era, sempre in Rise, però era col maglioncino. I pantaloni Penso che e l'abbiamo poi non visto ricordo all'inizio. cos'altro. Ha a che fare con le tre croci? Sì, E la secondo sciarpa me sono forse, una questi. cosa del Gesta genere. il ladro pentito e Gesta il cattivo ladrone. Suppongo che Proprio la mi hanno croce fatto di Everly sia ribrezzo tantissimo quelli di quella della Shadow, due Gesta. Tomb Raider. Proprio bleh. Ci siamo. Ehi Sam, Bisma si trovava a sinistra di Gesù. Dipende, guardandoli da davanti o da dietro? Da davanti. Allora sì, era a sinistra. Ok, vediamo un po'. Da sinistra a destra, dall'alto in basso. Che devo fare qua? Disma è a sinistra. Boh, facciamo a caso. Non... Comando, ma comando era forse col DLC, non ricordo.
Allora, la croce di Cristo forse è questa grande, poi Disma va a sinistra e l'altro va a destra. No, ho sbagliato. Il secchio in alto, lassù si è mosso qualcosa. Sì, ma non è l'ordine esatto. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. Bene. Non spostarlo. No, allora, questo torna dove era prima. Il secchio torna un attimino lì. E muovo un'altra volta questo, perché devo forse prima sistemare la croce nera. Ok, poi metto questo qui e questo qui. Solo che Dio Cristo inside e outside, eh? Se muovo questo si muove pure qua. Oddio! Un attimo di silenzio per Gilda. Ma poi io stavo sbagliando croce perché quello di Cristo è quello in alto. Merda. Sono messi nell'ordine sbagliato. Facciamo un'altra cosa. No. Il problema è che devo sistemare questa. Non l'ho fatto bene sin dall'inizio. Ma magari sei Enigmi in Tomb Raider, esatto, però purtroppo. Ok. Oddio, sto per bestemmiare la grande. No, non voglio suggerimento. Tienitelo. Eccola qua. Sì, va bene. Ah, ce l'abbiamo fatta. Sicuro Ciao, di esserci. Mortimer. Dovrebbe essere giusto, eh? Dovrebbe. Sonnit si ritrova senza mano. Maneggio. Scusa! Croci sono sicuramente al posto giusto. Ah, mi sono dimenticato il Io non so che secchio! cosa sia, Porca poi miseria! Ho beh, la luce era in alto. fatto i conti senza l'oste. Mi sono dimenticato del secchio in alto. Non è questo quello che devo muovere. Ok. Anzi, facciamo che muovo quella.
No, non posso muovere questo, devo muovere l'altra. No, il suggerimento no. Fammi sistemare questo. No, era l'altra. Ok, adesso sono... Dovrei essere a posto, dovrei, eh. Ecco. Okay, dovremmo esserci. Scopriamolo. Avevo dimenticato davvero il secchio. Come... vabbè. Legend era stupendo, però durava troppo poco. Ed era troppo facile per me. No, dimmi che non sei morto. Per me il più bello è Anniversary, perché era il mix perfetto tra longevità, difficoltà, enigmi, sparatorie e tutto il resto. Di conoscere Sandism, una figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Una prova semplice, semplice. Ma forse non è l'unica. Anniversary, cioè Legend di suo, cioè, aveva che praticamente aveva introdotto, oddio, Zip l'avevano introdotto già nel 5, però c'erano appunto, c'era sempre quel conversare costantemente con Zip e Alistair che a me divertiva tantissimo. Purtroppo in Anniversary non c'era, perché appunto era il remake del primo, quindi ancora Lara non aveva conosciuto quei due. Face l'anima sua. Ci sono rimasta malissimo quando se l'è quagliata in in Underworld. Immagino che dovremmo salire su quel ponte distrutto. Vieni qui, ti spingo su io. Tu 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 tu. Ok, qui c'è qualcosa che ti piacerà. Usa questa per salire fino agli appigli sulla parete. Buona idea. Thank you very much. Ups. Però sei un po' infame, fratello. Non ho capito se devo mettere la coppa dall'altra parte. Ah, no, ok. Seguimi. Pure. Vogliono renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando i ponti e i passaggi erano integri. Forse siamo arrivati con 2 secoli di ritardo. Io Legend ce l'ho per PlayStation 2, PlayStation 3 e PC. Dritta sulle ruote, la era tutto, capito, tutto calcolato. Sono troppo veloce per te. Di qua. Di qua forse? Vedo una luce qui. Vede la luce, Jack. Ah, catacombe. C'è da stupirsi, siamo sotto una cattedrale. Effettivamente. Oh shit. And now? Ok. Ciao Rocky, alla prossima. Bene. Ehi, aspetta. Cosa? Ascolta. Niente di interessante. Su Steam vorrei comprare anche Anniversary, perché in genere li mettono tipo 1 o 2 euro. Nella sala capitolare? Sì, signore. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Nadine. Il perimetro sud. No,
Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Ti spiegherò tutta la gatta della LOL. Censura. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti? Avresti un minuto? Tienimi aggiornata. Sì, signora. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare. Si muovono come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in due giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzate. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo. No! Fosse stato per me, avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta a cui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per... Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Cosa? Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Sembra abbia dei capelli morbidi, Nadine. Altrimenti, beh, forse è tempo di passare oltre. Ehi. Ho più versioni per la mania di giocarlo ovunque, a dire il vero. Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Rafe si deve dare una calmata. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. O che comincino a darci dentro. Aspetta. Dice. Comunque, per me, ragazzi, Tomb Raider, Final Fantasy e non guida il gioco, Resident Evil sono le saghe che mi hanno segnata sin da piccola, quindi ci sono molto affezionata. Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Deve essere una sala secondaria, perché qui ci siamo solo noi. Sì, ma non sembrano crespi, sembrano proprio morbidi quei capelli, quindi beata lei. Qui non c'è no cazzo, eh? C'è un tesoro. Ho già presi tutti, perché ancora me li segna? Che è sta roba? Scatola di peltro. No, io non dico che mi hanno colpito, però che mi hanno segnato, nel senso, io sono cresciuta con quei giochi e sono Giralfa Team quella che sono oggi, è merito di quei giochi. Come saghe, quella per me è la top 3. Vedo che tu non abbia un tappeto elastico. L'ho lasciato in giardino. Peccato. Tu hai davvero un tappeto elastico? Magari. Vuoi vedere che devo... eccola. No, io dei miei capelli che odio al naturale, che sono troppo voluminosi.
È davvero sembra che io abbia la criniera. Tipo Nadine, però ovviamente non con quei riccioloni. Che una volta avevo. PlayStation 1, esatto. Voglia. Il piccolo Sora no, perché comunque era, cioè, Kingdom Hearts l'hanno partorito che c'era già la PlayStation 2. Sam, se tu vuoi stare là a guardare, non lo so che Stiamo cosa. avvicinando alla cattedrale. Dall'altro lato cosa c'è? Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Oh, Grave, vero? Jesus. Ci avranno messo anni a costruirla. Non hanno badato a spese per nascondere 400 milioni. Ok, proviamo. Fortuna quella cassa pesa più di te. Ok. Tu non vieni? Ok. Possiamo agganciare le corde a questa. Ottima idea. Il bello è che lui la sposta, però poi, insomma, pesano cazzo. No. Caliamoci un altro po'. Saprei, a me non dispiacerebbe un punto. Beh, da qui non si passa. Come proseguiamo? Poi ovviamente la ragazzina aveva le finanze anche più, insomma, limitate, quindi giocavo e rigiocavo decine di volte lo stesso gioco fino alla nausea Questo perché non non fosse che per potevo, cioè, pregiudizi, avere forse saremmo altro. di nuovo in trappola. Nathan, guardati. A parte che mi piacevano. Porca vacca. Questa deve essere un'altra prova, ma è fra Oggi poco invece finale. praticamente non vedo l'ora di finire un gioco perché ne devo Mamma iniziare mia, un altro. Sira, come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Cos'è? Ho la lista infinita. Sono sopravvissuto a un naufragio al largo delle coste del Madagascar, quindi sarà la nostra prossima meta. Diciamo che spacca, diciamo che spacca! Non ce la si fa così. Ok. Nathan, non ce la farai, si abbassa troppo in fretta. Sì, ma tu devi saltare qui. Grande. In giro. Ok, perfetto, io ti aspetto qui.
Meno male, che culo, guarda caso c'era la cassa qui. Pesa più di me. Ci siamo. LOL. Bel volo. Merda. Dai, 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 dai. Cioè, Nate comunque è più sfiga di Sam e ce ne vuole. Grazie. Un'altra prova superata. Ora preferirei un'altra trappola mortale. A questo punto spero di essere quasi arrivato. Ok, forse hanno un attimo esagerato con le statue. Effettivamente, perché mai creare decorazioni del genere? O complicatissime prove. Mi abituerò mai. Un'altra croce. Hanno questa sopra qualche gioiello. Ehi, ehi, non toccarla. Eh? Perché? Non vedi la bilancia lì? È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già. O il suo opposto. Bene. Allora... Per me sono le monete. Sei sicuro? Abbastanza. Mi basta abbastanza. Ok, allora solo una. Avidi. Ovvio. Fa che non sia una trappola. Piglia sta due patini! Riconosci la forma? È il Madagascar. Come fanno a riconoscere il Madagascar? Davvero? Non ci credo. È Kings Bay? Sì, lo è. Cioè, hanno la mappa impressa nel cervello. Montana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro? Eh? Intendo Kings Bay? Perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan? Agli uomini retti? Il paradiso eterno. Lui stava reclutando. Chi reclutava? Avery reclutava persone. Reclutava per cosa? Oh merda! Sono quei dementi. Merda. Signori, state facendo troppo baccano. Posate le armi. Lentamente. Con te un conto in sospeso. E fenestrarmi non ti è bastato? Rafe. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a sparargli. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... Dove a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma solo due persone sanno spiegarti come usarla. Fammi indovinare, voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non è un crocifisso. Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la croce che... Sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo! Sparatele!
Ma ho un problema. No, Sam! Elbami tu! Ma che me devi coprire? Oh, maledizione. Cioè, c'è un pilastro qui che dondola. Ah, un altro pilastro che dondola. Davvero, più culo che anima. Grazie per il munizio. Oh, Cristo Dio. Dobbiamo andare? Sto lavorando. Di sopra? Sicuro? Per uscire si deve salire. Sì, lo so, ma vabbè. Geronimo! No, ma siete un po' insistenti, eh? No, mi stavo riparando il premuto cerchio, quel colpo infame! Vabbè, beh, sparo da qua, eh? Perché mi sono messa a ricaricare come una cretina, ho quella mania. Se vabbè, adesso ne ho ammazzati due e non ce n'è più nessuno. Prima, scusate, c'era tutto l'esercito. Mi stanno a prendere per il culo sicuro. Le cazzate. Muori. Ciao bello. Come la mettiamo? Madonna, brutale. No. Au. Ma che cazzo è? Bastardi che fanno il giro. Questo si mette a culo a ponte, vabbè. Mi avete rotto Lucas. No, ti sto per me, no. Via. Bellissimo proprio, solo per schiattare male. Io sto giocando come una pazza, satanata. Proprio alla Rambo. Vai a mangiare, vai a mangiare. Oh Cristo Gesù. Repigliati subito! Qua non si arrampica però, cazzo, rada. No, senti, perché non mi dai una spintarella?
No, Senti, o scendi? Ma sono proprio infami. Lo direi ma solo una, madonna, che schifo, che schifo. Prova a scappare. Bene così, proseguiamo. Santo pompazza. Ho fatto la minchiata, banzai! Sei dei guai fino al collo! No! Sdengate ancora più... Mio! Mi state facendo male, lo stesso mi state facendo male. Avete rotto, Lucas! Ancora, sono morta! Trovo un riparo. Dove lo trovo sto riparo? Non mi dai tempo. La saga di God of War, ma non potrei portarla alla saga. Perché ripeto, non posso trasmettere da PlayStation 3 e quindi è un po' impossibile. Minchia, oh, Agiccio, e muori. Diciamo che ho finito tutto. Proprio nada de nada. Namo se ne va. Bye, Nate. Vabbè, impalcature, questo e quello. Ma ti vuoi riparare oppure no? Sì, vabbè, ma questa è una cazzata. Madonna, double. Io non voglio. Vabbè. Granata innescata. È vicina. Lo sapevo, questi cagano come non mai. No, pensavo fosse lui, lol. Sì, ce la facciamo, tranquillo. Non è che per caso muniziamo, no. Ma voi la vedete ancora la live? Perché io leggo errore di rete. Un attimo che refresh. Vediamo se ce la fa Twitch. Perché non riesco a leggere neanche i commenti adesso, eh? Live, ok, a quanto pare c'è. Good.
Forse era impazzito Chrome. Ma non ho intenzione di fare PlayStation Now, perché secondo me, ripeto, costa troppo per quello che offre. E facendo il periodo di prova non riuscirei comunque a completarli. In tempo. Che è sto fucile? Oh. In acqua è bellissimo in questo periodo dell'anno. Jesus! Whee! Pugnazzo! Yes, baby! Lasciali perdere! Proseguiamo! Sicuro? Ok. Oh merda, stavo per finire non so dove. Cristo e Dio. Oh, ma questo qua. Grande Sam. Senti, ma non è distruggo tutto? No, ovviamente no. Andiamo veloce, veloce, Sam! Ce la fai, sì? Oh merda, ma la finita di spararmi! Ah! Sono... non avevo manco letto io dello zoom, vabbè, dettagli. Troppa enfasi. Credo di essere alla fine. Au. Oh, via! Show belly. Dai Nate, dai Nate. Che parto. Poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. Oh, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... sì, forse si trova lì. Inizia a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di Santisma... come ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì. Beh, pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti?
Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Evelyn. Lo conosco, un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh, la sala della mappa è completamente crollata, perciò... Chi hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute. Cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci. Niente di più facile, era tutto lì a portata di mano. Sony. Ehi. Ehi, Nate. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, è tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai... I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro. Povera Elena. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Vabbè, Elena qui ha già capito tutto. Ah, infatti, figurati se Elena non ci crede. Sveglia com'è. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Madagascar! Wow. Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Iniziamo a distruggere, tutto. Torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Crociamo le dita. Avete visto? Uncharted riesce dove sta fallendo Tomb Raider, cioè ci sono arrivati, inseriamo pure qualche mezzo, qualche zona da esplorare un pochettino più grande, però che non sia l'unica. Proprio non ce la fanno alla Crystal. Aspetta, vado a controllare. Oh, magari ho parcheggiato troppo lontano. Ho capito, ma Mortimer, tu non c'eri quando ne abbiamo parlato prima, è inutile, non sto a raccontarti tutto. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandogli negli occhi. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Ma lol. Ma io ho forse dovuto arrampicarmi a... dettagli. Ah, troppa fatica a ripetermi. Ma lì c'è un tesoro, quindi è inutile. Ma io dove cazzo devo andare? Ho detto devo arrampicare per guardare cosa. Dove? Dimmi, Zack, dimmi tu. Non è qui che mi devo arrampicare comunque. Questo è solo il coso del tesoro. Ah,
di interessante. Tun 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 tun. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Il trauma di Mortimer, Final Fantasy XV. Abbiamo deciso di cercare un vulcano, oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapiente. Io non ricordo dove andare, quindi andrò così a cazzo. Ce la facciamo ad andare sul ponte? Che dite? Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, sono un colpo. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano. LOL. Tutto bene. Santo cielo. Ho sbavato dall'inizio alla fine io, giocando a sto gioco. Non ce la si fa. Ti serve più trazione. No, Nathan, le rocce. Ok, sto prendendo la mano. Ricordavo. Avanti così. Che dopo bisogna utilizzare anche il cavo, insomma. Tranquillo, Sally. Qui. C'è passato già qualcun altro, eh? Ecco, appunto. Quali sono i tumuli da distruggere? Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Tararara. Che cosa? Please. Ecco. Devo mettere un attimo in pausa. Devo andare a fare plin plin urgentemente. A tra poco. Ecchi me. Non volevo dirlo prima, ma non l'ho detto. Dei tumuli. Io avrei cercato di investire le scimmie, ma io l'ho sempre detto che tu sei una brutta persona, Mortimer.
servizio dell'autonoleggio. Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Ha tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. È importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una volta. E invece... c'è il trofeo per distruggerli tutti, ovviamente. Facci piano, ragazzo. Sì. Grande, Nate. Che manovra, eh? Pensi che Edery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a quel scopo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche. La scimmia! Che poi non è una scimmia! Come si chiama? Non ricordo. Chiaramente un debole per i nascondigli. Devo usare il Berricello, no? No? Il fango è troppo scivoloso. Qui serve un piano B. Scendi, Nate! Non vuole scendere, Nate. Si rifiuta. Oh, finally. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. Eccolo. Per questo Berricello. Cristo Dio, non posso. Devo farlo dalle scale. Mettiamo meglio sta jeep, va? Oh, qui non scende. Mi deve fare nervosire. Bravo. È messa bene, consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Ta-da! Vediamo cosa c'è qua. Il tesoro. Dov'è mio fratello? Dove sei, Sam? Sam? Sam, dove sei? Sam? Dove mi è anche andato, Sam? Scusate, ma sarà giù? Prima era lì. No. Oh, minchia, non lo vedo. Alla torre stava. Prima era giù. Vediamo se è qua. Eccolo. Cioè, a posto, ti sei riposato, non devi dirmi niente. In genere c'è il dialogo, vabbè. La Madonna. Guardate come si gode il panorama, Sam. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condit, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedetti. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. Meglio non andare da questa parte. Vieni, Sam. Torniamo alla base. Vabbè, statela. Dai, bro,
niente. Piano. Piano. Visto che serviva? Sally. Visto Sally? Ferricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Andiamo avanti. Fatevi gli occhi, signore. Wow, spettacolare. Ma quanto è bello Uncharted 4, quanto è bello! Sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo avanzare e saccheggiare in pace. No, no. Volevano vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa sembra un po'. Si riprende. Io lo adoro sto gioco, mi è mancato. Mi è mancato, Jack. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dal... Sto facendo giro tondo, andiamo giù. E riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Vuol dire che per noi è stato facile. A me sembra comunque troppo lontano. Buca, scusate. Mortimer, ma tu non l'hai giocato in Uncharted 4, davvero? Io sono indignata. Mi devo infilare là, credo. Ma non so se è opzionale per qualche tesoro o meno. State fermi. Buona caccia. C'è nada. Tesoro. Ok. A posto. Andiamo. Sia questo che Lost Legacy. Li dovete giocare, altrimenti mi offendo con tutti voi. Dov'è un fazzoletto? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figlio di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Beh, merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Le ultime parole famose. Dai, Sephiroth, devi troppo giocare. Con la trilogia, ovviamente, uscirei un po' pazzo, ma questo è davvero uno spettacolo. Ripeto, voglio Uncharted 5. Ah, dovevo parcheggiare. In genere me lo diceva di parcheggiare prima. Oh shit. No! Non fare scherzi, sono morta. Vabbè, poi mi ammazza qui dietro il riparo, assurdo. Ah, dimenticavo di parcheggiare prima. Sono andata diretta. Too much disagio. Povera Emiko, più che altro che ha provato a giocare la trilogia, ma niente, ha rinunciato. Joseph. Ah,
A Joseph aveva la bandana in testa. Ma questo se leva oppure no? Devo iniziare a fare le stragi così. Ma che cazzo te guardi nel terreno che non c'è niente, non c'è. Grazie per la granita. Tutto quanto? È tutto pronto. Appena Nadine ci autorizza, facciamo saltare. Beh, secondo me. Ti faccio saltare io! LOL! Dov'è? 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 La soddisfazione di farlo saltare! LOL! Aia, mi prude il collo! Ma che cazzo sei? No, no, no. Scusa Sam. Poi ho visto un iniziao. Il cecchino. Le palle, dove minchia siete? Dove minchia siete? Facciamo fuori questi stronzi. Dai. No, sono morta. Vabbè, va. Facciamo così perché mi sono rotta. Oggi proprio non ho la pazienza. Thank you. Muerto? Ok, muerti tutti, dai, Sembrano finiti. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Ma secondo me l'importante è divertirsi. Tanto non devi dimostrare niente a nessuno, puoi giocare come ti pare. Thank you, ragazzi. Questo è quello che avevo prima. Voglio andare su, voglio vedere cosa c'è. Vero, vero, io taglio incollo. Faccio vedere che metto altre difficoltà e poi metto very easy. Il tacchino. Me lo ricordo quel boss di merda. Il disagio perduto, Zakar. Ti pare che non ci avevo già pensato? Meno male che mi è capita. Ci avevo già pensato, eh. Dove minchia mi arrampico.
Io sto facendo tutta sta cosa per niente, perché tanto poi piglio la fune e vado giù. Dov'è la fune? Non c'è la fune. Ma dov'è la mia fune secca? Io me la dico. È ancora più su, lol. Fail. Solamente per il gusto di fare sto giochino qua. Vai! Yay! Avete visto? Tre quarti d'ora di arrampicata per nulla? Dov'è la nostra Jeep? Come si... Eccola lì. Il tasto giù. Dang, 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 dang. Era un regalo nel senso che ti hanno fatto un regalo? No, volevo saltellare un altro po', però insomma, non posso fare tutta la live così. E tu vendi un regalo, davvero? Ripeto, brutta persona. Non si vendono i regali. Forse sono troppo sentimentale io. Andò Pomoreno! Quindi te l'ha regalato di proposito sapendo che te faceva defecar. Dipende quanto brutti per riciclarli, o venderli, dipende. Oh cavolo! Oh shish. Poi dipende anche chi te lo regala. Vabbè, allora l'ha fatto non per cattiveria, ma perché sperava appunto di farti cambiare idea. Dove mica sto andando io? Zack, non mi dici niente. Boh. Qual è la... Ah, ma io sono... Oddio. Questa è la torre. Devo andare oltre la torre. Se ben ricordo. Però non ricordo oltre dove. Da questa parte, forse. Così mi suicido? Mi suicido! C'è il ponticello. Ok. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. Vabbè, le risorse erano quelle, Sally. Tiriamo tutto. Sally è un mito. La terra di Uncharted. Ufficiosamente. No, secondo me no. Magari ci sperava. Io comunque non faccio mai regali così. Se so che una cosa non piace... Non la regalo. Ma che cosa? Non mi fa fare, non mi fa fare. Non mi esce più l'icona. Vabbè. Rifacciamo, va. No! Ma Dio, Dio, why? Ecco.
A me piace tantissimo Crash Bandicoot 2. Comodo, vero? Non ero contrario al verricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. E ho comprato la trilogia giocando praticamente solamente quello. Però non ho più la pazienza per i platform. Oddio, con Spyro mi sono anche divertita. Quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Sapevo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Certo. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Raid? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione di vantaggio. Ma poi non lavora per Rafe, lavora con Rafe. Oh, good. Io lo ricordo perché all'epoca mio fratello lo comprò insieme a Resident Evil 2, quindi torno a casa con questi due giochi. Ho dei bei ricordi. Guardate, poi ho giocato il 3, e sono terribilmente vicini al che sono insomma mi prestò tra virgolette mio cugino. Battendo a tappeto la zona, interrotto le ricerche. Mi piace il 3, ma non quanto il 2. Il primo non l'ho mai giocato. Però quando l'ho provato in live è da bestemmia il primo. C'era una guardia. Magari ecco, non in live avrebbe stimmiato anche di meno, perché ve l'ho detto che in live mi distrago e mi disagio. Da un buco nell'acqua. Bella questa, Sam, proprio. Scriviamola. Qui c'è un tesoro, credo. Ma sti cazzi. Wow. Cosa abbiamo qui? Questo ti sarebbe servito in Uncharted 3. Ciao Ryuka. Vuoi sapere una cosa? Io sto tentando di dirti di no. E poi trollo. Thank you Ryuka per la sub. Quella me l'hai proprio servita su un piatto d'argento, vero, eh? Allora. Non ricordo perché bisogna... Secondo me questa cosa è totalmente opzionale, però la faccio lo stesso. La mia macchina. Il rosso non cambia mai. Poi scopriremo che in realtà Ryuka è un toro sotto mentite spoglie. Trovato niente laggiù? Forse. Fammi un favore, guideresti? Non posso saltare con sta roba. Ma quanti metri è lunga sta roba qua, sto cavo? Perché triangolo qui? Ah, un documento, lo piglio dopo. Non vorrei che, insomma, che mollasse il cavo. Vai Sullivan! Vai in retromarcia! Ah, serviva per prendere il tesoro, perché altrimenti non avrebbe potuto arrampicarsi. Mario Kart Wii. Accidenti, questi pirati non scherzavano. Mario Kart! Io mi sono stradivertita giocando a Mario Kart 8 Deluxe. Così.
lo volevo dire. A differenza di Crash Tag, cioè di Crash Team Racing, che mi ha fatto bestemmiare. Oddio, fa bestemmiare anche Mario Kart, ma tra virgolette in senso buono. Sì, perché fanno gli eventi ogni mese. Non so se le stanno facendo ancora ste cose. La remaster, allora, quando ci ho giocato io aveva problemi di lag. Ma non lo so, per me è troppo da sclero. Poi mi dava fastidio che andavi a prendere le casse e magicamente il kart passava tra una cassa e l'altra, cosa impossibile. È davvero le bestemmione. Poi, tipo, sei nelle retrovie e ti dava dei power up che non ti servivano a niente per recuperare. Quindi era fatto male. Adesso non so se lo hanno sistemato, ma non credo che lo proverò. Eppure l'ho comprato perché, insomma, pure di Crash Team Racing avevo dei bei ricordi e non vedevo l'ora di rigiocarlo. Bravo. Una bella vita per 15 anni. Sam, seri, amiche? Ah, avete visto il fumo? No, cosa stava dicendo? Sam? Dai, Ryuka, ma cosa ti ha fatto sto rosso? Guarda chi è tornato. Sì, a domani, Mortimer. Seri, amico di un secondino, ecco. Perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermaposta. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno pestato davvero per bene. E non ho mai più visto la guardia. Azzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore mi ha messo in cella con Alcazar. Ma non è andata come mi aspettavo. Ok. E ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi due. Ah sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece da intermediario. Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Presi i soldi e tagliai la corda. Arriviamo al checkpoint e poi ci fermiamo. Sa se è artificiale o naturale? Entrambe le cose, direi. Allora, tirate i treni. Oddio, sentiamo. Oddio. Un volante incastrato nel pantalone. Ok. Il barista gli chiede: ehi, che ti ha ficcato lì quel volante? E il pirata risponde: non lo so, ma mi sta facendo girare le palle. Non costringermi a farti sentire. Grande Sally. Altri idioti della show. Ecco, mi sa che ci fermiamo qua per oggi. In realtà io non ho sentito perché ho già eliminato quella freddura. Mamma mia. Wow, che barzelletta. Comunque, ci fermiamo qua per oggi e continuiamo. Sì, continueremo domani a Uncharted 4. Questa è davvero una bella zona in Madagascar che io ricordi. Diciamo che migliora sempre di più perché la prossima la preferisco più del Madagascar. Comunque ragazzi, a domani, grazie per la compagnia. Vive il Ross. E buona continuation, fate i bravi. Ciao belli.